identità delle stagioni, e perciò ho preso anche qui un carattere, diciamo, molto, anche qui molto semplice, lo stesso Carmine del Box, Carmine del Cortez, insomma, un carattere, diciamo, senza qualità, e ho lavorato sulle vocali. Qui il fatto di lavorare sulle vocali sta nell'idea che il teatro ha nella vocalità uno dei termini fondamentali, no? Che sono anche altri, cioè gli elementi teatrali sono altri, ma sicuramente quello della vocalità è predominante. E la vocalità sta nelle vocali, graficamente, appunto. E quello che mi interessava capire era cosa succedeva fuori, allora lavorando con queste controforme. Questo è diventato diventava il nuovo tipo. Dunque, per il primo anno, che qui non si conosceva l'identità, è stata una serie di tre manifesti, uno semplicemente con il nuovo tipo, e uno che riportava il nuovo tipo piccolo, istituzionalmente, con la scritta che spiegava che cos'era, e che lavorava con queste vocali sovrapposte, come se fossero delle voci che si sovrapponevano. E uno poi che aveva i due elementi assieme. Per il terzo anno invece, soprattutto il secondo anno era più illustrativo, nel terzo anno sono andato a capire quali erano gli elementi del teatro e del festival in particolare, che potevano essere così da chiave di volta per disegnare l'identità di quella stagione. E allora il teatro, il festival di Napoli si svolge in più sedi e spesso anche contemporaneamente, cioè nello stesso momento ci sono spettacoli contemporanei in diversi luoghi della città. E questo associato all'idea di cronotopo, cioè a uno degli elementi che mi affascinano di più nella rappresentazione teatrale, che è quello di avere tempi diversi, no? Cioè luoghi e tempi diversi, cioè una pièce teatrale racconta di qualcosa successo nell'Ottocento a Londra, però magari è stata scritta a Parigi nell'inizio del Novecento, ma viene rappresentata a Napoli nel 2010. Ci sono tempi e luoghi, no, che in qualche modo stanno assieme, no? E allora questo, messo assieme a questa idea di luoghi diversi del teatro a Napoli, ci ha fatto pensare a questa, appunto, a questa, ci ha fatto immaginare, cioè proprio per capirlo abbiamo immaginato che ci fossero queste voci, cioè queste vocali, queste voci in giro per Napoli, no? Nello stesso momento ci siamo inventati questa animazione e abbiamo cercato di entrare dentro per questa animazione per capire cosa stava succedendo in quel momento. E allora abbiamo appunto congelato alcuni attimi di questa animazione per farne poi dei poster diversi, dei manifesti diversi, una serie appunto di quattro poster, e ogni volta veniva preso un pezzo diverso per fare appunto manifesti live box, proiezioni, o ancora per renderli tridimensionali per fare appunto degli allestimenti tridimensionali. E questo sistema poi ho mai digerito il fatto che questo logotipo, che le A, le E, le O erano disegnate in quel modo là, poi il terzo anno è diventato anche il sistema, il carattere del tipografico per comporre tutti i titoli degli spettacoli teatrali che venivano anche proiettati la sera su importanti monumenti napoletani. Questo era il posto invece una piccola stagione teatrale, Teatro Contatto, al posto di questo che è un grandissimo festival internazionale, e la stagione non ha un tipo, non è un problema di disegnare tutta l'identità dell'istituzione. E si chiama Contatto così da sempre, non ho mai capito perché, ma insomma così si chiama. E quindi c'era un'idea di contatto, no? Cioè anche qui è una traduzione di idea di contatto. Io ero anche un po' imbarazzato perché quando ho iniziato a lavorare,
non avevo neanche finito la scuola, e il primo lavoro che ho fatto, e sono andato a lavorare in uno studio d'estate, insomma, quando non ho finito la scuola, sono andato a lavorare in uno studio a Trieste con Pierpaolo Vetta e Corinna Sinari. Il primo lavoro che ho fatto, che mi hanno fatto fare, era per l'impianto in contatto. E con tutta l'identità delle stagioni teatrali, in quegli anni lì le faceva Pierpaolo Vetta. E perciò sapevo cosa voleva dire, la difficoltà di trovare ogni volta un'idea su contatto che non fosse banalmente due cose che si toccano. E allora, quello, anche qui, la cosa molto semplice è una gabbia disegnata con dei punti. I punti sono 13, e sono 13 perché a teatro, chi si occupa di teatro è estremamente superstizioso. E allora una specie di scherzo che gli ho fatto, e non se ne sono mai accorti, non erano mai contatti, e non sopportano il viola e non sopportano tutte le cose che hanno a che fare con il numero 13. E ovviamente il viola non lo usassero, sarebbero accorti, ma che sono 13 pallini. No? E allora questi 13 pallini sono una specie di gabbia che possono stare in contatto tra di loro in modi diversi. E quindi sono pensato appunto che potesse essere un giochetto ogni volta mettere in contatto elementi in modo diverso. E insomma, eccetera, eccetera. E la stessa cosa è stata pensata però in modo simile per un carattere per disegnare la scritta a contatto, che è quello di fare una piccola griglia in cui tutti i punti stanno in qualche modo in contatto, e qui ci sono un sistema per fare delle legature per mettere in contatto anche le lettere, che è questa griglia qui che vedete, questo carattere che serviva per, appunto, per scrivere tutti i titoli, non so, il nome. E questo è quello che è venuto fuori, i poster, le bandine, eccetera, eccetera. Altra piccola invece esempio di mostra, è una piccola, molto molto così, bella mostra di oggetti di Giulio Bianchetti, che è insomma, docente qui a San Marino, che è uno dei migliori designer italiani della nuova generazione, e che ha disegnato nel corso degli ultimi anni, ha disegnato delle croci, e come proprio un esercizio, come esercizio diciamo formativo di ricerca. E questo sono delle pagine del catalogo, ci sono l'indice con tutte le croci sono le più svariate, e questa che diventa una croce con l'elastico, la moleskine, il materasso, grandezza naturale, mattone che appunto toglie un elemento, lavora per aggiunte, per esclusioni, croce fissa dell'Ikea, eccetera. Allora Giulio mi ha chiesto appunto di disegnargli la comunicazione della mostra ed era abbastanza complicato perché non volevo aggiungere la 21esima croce, non volevo aggiungere alle sue un'altra croce, e non potevo usarne una perché le caratteristiche sono anche molto diverse tra loro, se ne potevo usare una per tutte. Allora parlando con Giulio, mi ha colpito, mi ha fatto ragionare una frase, se volete anche molto molto banale, però è stata anche questa la scintilla un po' che mi ha fatto ragionare e produrre questa roba qua. E Giulio mi ha detto, ma sai, ogni cosa che metti uno sopra l'altro, 90 gradi è una croce, che detto così è veramente stupido come cosa. E allora il pensiero è stato quello, ma perché devo disegnare qualcosa? No? Cioè nel senso, non faccio nient'altro che sovrapporre, che mettere dei colori, prendo dei manifesti, dei pezzi, come se fossero dei manifesti, e li sovrappongo uno all'altro. Siccome non potevo appiccicare due manifesti uno sull'altro, immaginato che fossero delle capiture che si
appoggiarsi una sopra l'altra e con in modo diverso. Poi nel corso di stampa, appunto le lastre di stampa, le forme venivano cambiate come chiostri, no? Cioè quello che veniva stampato in oro veniva spostato e stampato in magenta o in arancione, eccetera. E i colori sono appunto abbastanza così un po' viscovili tra questo e questo, tra l'oro, magenta piuttosto scuro e un arancio fluorescente. E questo è un logotipo disegnato per affiancare tutto quanto, però dovrebbe essere un elemento quasi esterno, con delle lettere appunto che si incrociano, e appunto questi sono i poster che sono usciti, dei poster che avevano poi appiccicato sopra un adesivo con il logotipo e l'informazione. Questi li vedete affissi nella grigia Milano, molto bello. E questo era il coso di Vito che aveva fatto. Non so se posso far vedere questo. Non so se è permesso. Non è ancora concorrenza. Non è ancora concorrenza. Cioè, è più avanti. Non c'è ancora la specialista. Vabbè, questo è, insomma, questo è un altro monastero. Se non sono nei monasteri non vengono bene. Questo è questo. Questo è un paesaggio. Pensando alla parola del design. E questo è il luogo, è la scuola come simile a questa, che ha tre anni più due per la specialistica rispetto a San Marino. E questo molto semplicemente, faccio disegnare un manifesto, ha chiesto il direttore di disegnare un manifesto per promuovere la scuola, sono quelle cose anche piuttosto imbarazzanti di fare una comunicare grafica anche, che non è la cosa più semplice da fare. E allora quello che ho provato, che ho cominciato a fare, è cercare di capire tutti i modi in cui io potevo disegnare un 3 e un 2, cioè 3 anni più 2, molto semplicemente. E perciò un 3 più 2 da grafico. E dopo aver selezionato una serie di 3 e di 2, ho cominciato a mettere insieme stampando bianco e bordo, di fronte al retro dei manifesti, perciò c'è questo 3 e la rimetta che continua e arriva dall'altra parte più 2. E perciò in un post, fronte al retro, c'è tutta l'isia, diciamo. Però sono stati stampati su carte colorate, sono un colore abbastanza, in modo abbastanza economico, qui i colori delle carte credo che siano un po' andati a bene dire, però sono i colori molto chiari. Delle azzurrini, verdini, sono i colori delle cartelle d'ufficio, sono quelli proprio molto di colore pastello, in modo che questi poster possono essere anche affiancati in modo assolutamente casuale e fatti in modo proprio, vedete, qui perché si incrociano e perché si possa leggere appunto 3 più 2, e in cui appunto c'è le specialisti, il diploma di studiato in area e le specialistiche, le due specialistiche che c'erano, però che adesso sono anche portate. Cambiamo un po', usciamo un po' dal poster, dalla grafica e vediamo come lavorare nello spazio anche. Cioè quello che avete visto finora ho trascontato un po' nella terza dimensione. Palazzo Grassi qualche anno fa mi aveva chiesto di allestire una sorta di dizionario del palazzo all'interno della caffetteria disegnata da Aldo, all'interno del Palazzo Grassi, e che è molto, molto giapponese, molto minimale. E quello che volevano era una sorta di intermezzo visivo nel corso della visita della mostra. E perciò l'idea è quella di raccontare il palazzo, ma non in modo didattico, in modo prevalentemente visivo, proprio per rilassarsi a caffetteria e non fare un'ennesima mostra all'interno di uno spazio invece di rilassarsi. E perciò mi hanno dato un elenco di voci che raccontavano Palazzo Grassi, Tadao Ando, Garaudenti, De Baltus, perciò tutti sono architetti che hanno lavorato a Palazzo Grassi, artisti che sono stati esposti nel palazzo, eccetera. E quindi la trasposizione è stata esattamente tipografica, sono un dizionario, no? Perciò qui ci sono delle A di Garaudenti, no? Così un po'.
pesante, rigorosa, neobabilonese. C'è invece un Baltus che gioca con le carte, che inserisce le carte del gioco come anche metafora della vita nei suoi quadri. C'è Cadavando, che è una serie di lettere fotografate, sono delle luci, sono dei cartoni italiani che fanno sparire delle luci, perché c'è l'architetto che lavora molto con la luce. E poi ci sono altre voci che non sono state prese in considerazione, che sono legate così al testo. Gianni Agnelli, presidente della Fiat, che appunto comprò questo pezzo Grassi, eccetera. E perciò alcune di queste sono estrapolate, sono messe in evidenza. E questo è un aspetto, sono più controcanto, questo è un controcanto, più voci, perciò sono due spazi, questo canale pittore veneziano che ha decorato con delle dipingendo anche delle carte finte, carte da parati, perciò questa è scritta, è tutta una scritta fatta in italiano in carta da parati, Marcel Duchamp, Salvador Dalì, un dettaglio di Duchamp, della di Duchamp, tavoletta di Barca, le mosche di Dalì, la carta da parati, il futurismo, le lettere metalliche, appunto Schulten, che è uno dei grandi, il critico d'arte del Novecento, che è dentro un quadro, Grassi, famiglia Grassi, Jeff Koons, Moonlight, che è l'artista veneziano del barocco, del Seicento, Moonlight. Materiali diversi, le moquette, pezzi di moquette, quelli sono dei pezzi di metallo trovati in ferramenta, che sono dei tengheli, carizzonico che si può vedere attraverso il buco, e in ruolo le lettere da GX, eccetera. Questo invece è un lavoro molto più impegnativo, mentre quello di Palazzo Grassi è un allestimento fatto nel corso di credo meno di un mese tra progetto e realizzazione. Questo invece è un lavoro durato molto, molto più tempo, almeno un paio d'anni, per diversi motivi, non solo di progetto. Il motivo principale era che non ci sono non c'è una specifica richiesta, cioè il committente non è che ha richiesto un manifesto o un marchio o un libro, e il committente, cioè in questo caso il presidente del Castello di Versailles, stava facendo restaurare questa ala qui, questo è l'ingresso del Castello di Versailles, il cortile, il primo cortile in cui si entra. E alle spalle di chi ha fotografato c'è il primo cancello, e questa ala qui, che sono chiamate le ali dei ministri, perché soggiornavano i ministri, queste due ali, sono gli spazi di accoglienza, cioè quando uno arriva a Versailles entra qui dentro per prendere informazioni, fare i biglietti. Oppure qui dentro se si tratta di gruppi scolastici o gruppi organizzati, perciò spazi di accoglienza per i visitatori. E la cosa che dunque stava facendo restaurare questi spazi per ottenere degli spazi di visitatori molto più confortevoli, perché di solito le persone fanno la fila fino a qua, fino a dove si fotografa, sono delle file chilometriche, superano 5 milioni di visitatori a Versailles. E quindi ci chiedeva di pensare anche qui a far passare attraverso queste stanze che vedete, no? Cioè uno entrava e faceva tutte le stanze, informazioni, biglietterie, eccetera, e non in semplici stanze quasi ripitturate di bianco, ma in cui succedeva qualcosa. E cosa succedesse non era ben chiaro. E questo è stato il primo problema, cioè, abbiamo lavorato per un anno per capire che cosa dovevamo fare, e dopo aver portato non so quanti progetti che ogni volta erano un pochino modificati e cercavano appunto di arrivare nella strada finale.
E intanto ovviamente abbiamo cominciato comunque, diciamo che il filo conduttore di tutto questo doveva essere la storia del castello, e che è una storia che comincia con Luigi XIII, e comincia nel 600 e va avanti, si può dire, fino ai giorni nostri, comunque fino alla Francia repubblicana. E faccio non poco, ecco, e se è tanto famoso Versailles, tanto famoso Luigi XVI o Maria Antonietta, no? E sono famose, cioè io non avevo una specifica conoscenza di quello successo in Francia e quindi anche là. Perciò la mia cosa è stata studiare la storia francese, e questo è abbastanza complicato. Perciò adesso sono preparatissimo, non solo sulla storia francese, ma su tutte le amanti, sia delle regine che dei re, che vanno dallo stadiere alle dame di corte, chi è omosessuale e chi invece no. Questo ha anche una bibliografia. La cosa, vi racconto, l'unica cosa che vi racconto è che ho scoperto, a un certo punto ho letto che Luigi XIII aveva il male italiano, il vizio italiano, scriveva genere dei visi italiani. E allora ho cominciato a cercare, non so neanche il francese, capisco un po', insomma, però non è che ho cominciato a cercare su Google, e neanche su Yahoo Answer, cioè, dove c'è tutto, su Yahoo Answer non c'era il visi italiani. È che già finalmente in qualche sito di depravati c'era spiegato cos'era il vizio italiano, che era praticamente l'omosessualità. Non so perché si chiama il vizio italiano, o la chiamassero il vizio italiano, comunque il vizio italiano è l'omosessualità. E perciò non solo una storia ricchissima quella di Versailles, ma una storia ricchissima di iconografia, che è appunto importante. Allora ho cominciato a cercare tutti i volti, tutte le rappresentazioni dei protagonisti, tutte le simbologie, cioè del sole, del cigno di Francia, alle boccate della Repubblica Francese, eccetera. Tutti i monogrammi, a parte che si chiamavano tutti Luigi, cioè la L c'è sempre, non si sbaglia, e le vergine erano quasi tutte Maria qualcosa, perciò anche lì le erano abbastanza così, apparivano abbastanza spesso. Però c'è tutto il modo di intrecciare questo, no? Cioè ogni modo di intrecciare dopo Napoleone, anche tutte le iconografie di costume anche che succedevano, che raccontavano della vita di corte, perciò tutte le ricerche di botanica, il progetto di design degli alberi, tutti i cani del re, che aveva il cane a corte, tutta la straordinaria collezione di dipinti di Luigi XIV, che poi è diventata il Museo del Louvre. Cioè, se il Museo del Louvre ha tutti i capolavori, soprattutto tutta la cultura italiana del Rinascimento, e perché era una collezione nata nel 1914. E queste sono solo alcune delle cosucce che si era comprato. Per arrivare poi a cose anche molto specifiche, il fatto della tipografia, e dimostrare il potere, la potenza di un re, non solo attraverso la propria iconografia, le medaglie, i dipinti, eccetera, e ovviamente il palazzo, i vestiti, ma anche attraverso il carattere tipografico. Cioè il carattere tipografico era uno degli elementi, a un certo punto, con Luigi XIV, dopo che è stato anche più avanti, fino a Luigi XVI, modalità diverse, era uno degli elementi proprio di vedere faceva disegnare da un comitato scientifico. E qui sta proprio anche, tra l'altro, tipograficamente la straordinarietà del progetto, perché non solo c'è una parte che rappresenta il potere, ma c'è una commissione di scienziati, non disegnatori grandi, ma di scienziati, che decide come disegnare il carattere del re. E perciò non è più una costruzione legata alla natura, nel senso, potrebbe essere nel Rinascimento, in proporzione del corpo umano, eccetera, della sezione aurea, ma era basato su principi matematici. E questo in particolare, che è il famoso Roman Duran,
appunto romano del re, con cui poi dentro a palazzo, questo è un dettaglio della sala degli specchi, ci sono tutte, appunto, tutto è scritto con questo romano del re. Allora, su questo lavoro abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo detto, abbiamo prodotto una serie di manuali, non so, sono arrivati a 8, mi pare, 7, 6, ma ogni volta erano storpiati tra la sud e la nord, in cui si ipotizzavano, perché qui non si vede molto, insomma, la pianta della sala, sala per sala, la pianta della sala, i prospetti delle stanze, qui con le finestre, qui con gli specchi, perché ovviamente c'è tutta la cosa lì disegnata, cioè tutti i muri non sono lisci, non sono tutti quanti in legno, tutti lignei, con cordicette, eccetera. Allora, un'idea è stata quella di riprendere, cioè di mettere questi re molto importanti, tutti i re che cioè, in qualche modo guardassero dall'alto, tutti questi turisti che venivano, che entravano, e poi decorare, cioè citare tutte le carte da parati, con delle carte da parati, e tutte le carte da parati che ci sono poi all'interno del castello, che sono ovviamente poi di periodo in periodo rifatte, ma che sono una caratteristica forte della decorazione murale delle sale del castello. Cioè c'era questa idea di usare la carta da parati. E questi alcuni dettagli della carta da parati che portava tutte le simbologie del periodo da Luigi XIII a Luigi Filippo e Napoleone. E perciò G di Francia, tutto quanto ridisegnato in modo contemporaneo, volevamo fare una cosa, non ha assolutamente nessun senso di copiare il passato. E questo facendo, disegnando testo, cioè, il sole, disegnando nuovi versi, questo testo. E delle mappe, sono tutte delle mappe, le stanze con tutta la genealogia dei re, con gli alberi piuttosto che i re, eccetera, eccetera. E poi c'era tutta la quadreria di Luigi XIV, che in quel modo veniva disegnata come se fosse i coloring book, i libretti, quelli da colorare, insomma, in qualche modo, e interpretati in questo modo, con dei colori molto brillanti, perché in alcune sale ci sono delle riproduzioni ottocentesche dei quadri 600-700 presenti nella quadreria, che non si potevano togliere, ma in quel modo venivano completati da questa quadreria contemporanea. C'è stato tutto un lavoro di ridisegno delle simbologie, di ridisegno di un carattere, ho disegnato un carattere che ho chiamato così in un momento così di esaltazione, mi sentivo molto importante, volevo disegnare il carattere del Roman du Mois, cioè il mio Roman, invece che du Mois, che serviva poi a scrivere alcune note sui muri della lettere. Tutto questo è stato fatto su carta da parati e dipinto direttamente a muro, come potete vedere, come testimoniano queste immagini, proprio perché non si poteva, bisognava che questo intervento fosse duraturo nel tempo e soprattutto potesse resistere a 5 milioni di persone che passano di là, da quelle parti lì, e soprattutto milioni di bambini che vanno lì col dito e grattano. Questo è il sistema. Qui dipingevano, proiettavano, mandavano gli esecutivi, facevano una pellicolina, proiettavano e ridipingevano. Perciò questo è un po' il risultato. Questi sono tutti una texture che mescola monogrammi e soli, con tutta l'iconografia. Questa stanza riprende tutto il design degli alberi che continua tutt'oggi ad essere seguito, il progetto settecentesco del design degli alberi di tutti i cani del re, con i nomi, ognuno aveva appunto il nome. E poi ci sono tutti i cassetti dove lasciare gli zaini che hanno tutti quanti numerati, sono inciso cassetti di numeri, la quadreria con le scalie, i cassetti si aprono con questa mano che esce, questo è un progetto, non è il nostro progetto, ma
dell'architetto che ha disegnato anche questi, così, non graderi, lampadari. E questa è una mappa che piana tra il castello, che appunto è tridimensionale, e queste interagiscono con tanti apparati. Vedete la chioma di Maria Antonietta, perché di natura famosa di Maria Antonietta non stavano, sono finite sul soffitto. Questo è Luigi XIV dal quadro di Rigaud, che è una famosa ancora. Vabbè, velocemente vi faccio vedere anche un altro tipo di intervento, sempre in un luogo storico, sempre in un altro luogo che ha